domenica a tutte, oggi ritorniamo con la nostra rubrica dei filati, nel quale appunto vi parlo dei filati presenti sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio in descrizione il link. Oggi parleremo di tre filati estivi, due sono filati adattissimi per poter realizzare delle creazioni come cardigan, maglie e vestiti, un altro invece è un classico filato molto sottile che serve soprattutto per realizzare centrini e tendine, ma che io ho intenzione di utilizzare anche per poter creare un bel copricostume e vi spiegherò durante il video che cosa intendo fare. Comunque partiamo con ordine. Innanzitutto vi parlerò di due filati della DMC che, come vi ho detto, sono perfetti per poter creare maglie, cardigan e vestiti, come questo mini cardigan che mi vedete addosso, fa l'inversione invece come di lana, fa l'inversione di cotone, perché uno di questi cotoni è un cotone molto doppio, l'altro è più sottile ed è sfumato e sarebbe perfetto per poter creare il nostro vestito. Io questo, come lo sapete, l'ho realizzato con il filato Alice, che è un filato in microfibra, però se lo volete in cotone potete anche realizzarlo in cotone e appunto vi consiglio un cotone sfumato. Detto ciò, partiamo. Il filato a tinta unita della DMC di cui vi voglio parlare è questo qui, questo bellissimo gomitolino. Eccolo, guardatelo. Il cotone si chiama Natura Medium, è un cotone molto grosso, infatti si lavora con l'uncinetto che va dal 4 al 5, quindi molto grosso ed è per questo che ve lo consiglio soprattutto per dei cardigan a maniche lunghe, molto forati, oppure dei cardigan proprio come questo qui, versione cotone, o dei cardigan a maniche a tre quarti, dei coprispalli, delle stole o anche delle maglie da indossare, dei vestiti da indossare soprattutto nel periodo di primavera. Mentre giacche e stole potete indossare tranquillamente per tutta l'estate, perché appunto, soprattutto per chi ama trascorrere l'estate in montagna, un filato così doppio è perfetto per fare qualsiasi tipo di creazione, anche appunto dei vestiti o delle maglie da sfruttare in ogni occasione. Ci sono diversi colori, questo è il grigio perla, abbiamo anche il colore, oh, sembra rosso ma in realtà è un mattone, e abbiamo anche un lilla che è molto simile a questo, ecco, se lo allontano dalla luce si vede di più, questo è un lilla scuro, questo è più un lilla che va sul fucsia, però ci sono anche diversi colori. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 75 metri, si può lavorare sia ai ferri che all'uncinetto proprio perché è abbastanza doppio, quindi si può lavorare anche tranquillamente ai ferri. Ed è 100% cotone. Un altro filato di cui vi voglio parlare è sempre della DMC, però è più sottile ed è sfumato. E io adoro le sfumature di questo filato. Sto parlando appunto della DMC linea Natura. Se la telecamera lo mette a fuoco, vi faccio vedere, ecco qui, che stupende sfumature ha. Io adoro questo e infatti credo che sia uno di quelli che lavorerò. Guardate che bellezza. Allora, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 155 metri, quindi come potete vedere è più sottile rispetto a quest'altro. Si nota, ecco, si nota già. E infatti questo può essere lavorato con i ferri con uncinetto dal 2,5 al 3, anche 3,5. Vi ricordo sempre che le indicazioni che sono scritte sull'etichetta per quanto riguarda i ferri e l'uncinetto sono piuttosto, diciamo, non bisogna per forza attenersi, perché se voi avete una lavorazione molto stretta dovete usare comunque un uncinetto più grande, se invece avete una lavorazione molto larga vi conviene utilizzare un uncinetto più stretto, quindi dipende sempre dal modo in cui voi lavorate. Io vi consiglio di lavorare questo con l'uncinetto del numero 3 e lo trovo perfetto per poter realizzare qualsiasi cosa, dei coprispalle, dei vestiti, per questo dicevo che potete sostituirlo per poter realizzare questo vestito se lo volete sfumato. Perché voglio far vedere un'altra sfumatura di questo filato che trovo perfetto appunto per un vestito ed eccolo qui. Guardate che spettacolo! Per chi come me è amante del lilla e amante del blu, questo è perfetto per poter realizzare dei vestiti, delle maglie. Lo trovo veramente meraviglioso. Io lo adoro. E infatti sono ancora molto indecisa su quale utilizzare. Comunque sul sito trovate tutti i vari colori, tutte le varie sfumature. C'è un altro sfumato che sembra maschile e quindi potrebbe essere perfetto per poter creare delle copertine o delle giacchette per dei bambini. Essendo 100% cotone non c'è nessun tipo di allergia e quindi è perfetto anche per poter creare delle creazioni per bambini. Con questo si potrebbe creare una bella copertina, ma non vi nego che io mi ci vedrei bene anche un
un bel top da indossare sopra i jeans, soprattutto sopra gli ho dei pantaloncini di jeans con cui vado in spiaggia, e mi piacerebbe molto usare fare un top da abbinarci sopra, perché ho comunque un costume scuro da poter mettere sotto. Quindi mi piacerebbe utilizzare questi gomitoli. Questi erano i due filati che servono appunto per realizzare cose da indossare. Invece l'altro filato di cui vi voglio parlare è dell'Adrian Wool, ed è questo filato sottilissimo, ecco, guardate che sfumature spettacolari, si chiama Adrian Cotto 8, e io l'ho preso perché è perfetto appunto per poter realizzare dei centrini moderni, quindi facendo qualcosa di qualche punto particolare con questi colori sfumati, rende il centrino moderno e adatto a tutte le case di oggi, se vogliamo dire, e anche delle belle tendine, perché ci sono dei colori comunque che sono perfetti per poter creare anche delle tendine. Io mi sono innamorata di questo color pesco, però per chi mi conosce e mi sa, sono anche una juventina e adoro il bianco nero, e infatti ho preso anche questo filato anche nella versione bianco nero, perché con questo sicuramente farò un centrino che mi è stato richiesto, e la persona che me l'ha chiesto ha un salotto appunto bianco e nero, e quindi un centrino di questo colore sarà perfetto. Quindi preparatevi, perché uscirà, non so ancora quando, non mi mettete fretta, un centrino moderno con questo filato, mentre ho intenzione di lavorare a doppio questo colore, ve lo faccio vedere, eccolo qui. E per lavorarlo a doppio, per poter creare una maglia o uno di quei copricostumi molto larghi da poter mettere in spiaggia. Sono ancora un po' indecisa su quale due fare, però sicuramente lavorerò questa a doppio, perché mi piace tantissimo la sfumatura, e perché ho proprio un costume dello stesso colore che va proprio con questa sfumatura del lilla chiara e lilla scuro. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 340 metri. Stiamo parlando di sempre 100% cotone egiziano filo di Scozia. Si lavora con l'uncinetto dell'1,25, però lavorandolo in doppio io lo lavorerò sicuramente con l'uncinetto del numero 2, e quindi vi farò sapere, ma lo vedete poi nel tutorial, se avrò fatto alla fine una maglia oppure una, magari anche una maxi maglia, quindi che va comunque come copricostume da poter mettere in spiaggia. Devo ancora decidere, ho vari progetti in mente, una lunga lista di progetti da fare anche per quest'estate, però state sicure che lavoreremo anche dei filati molto sottili, però a doppio, in modo da poter comunque rimanere con un filato molto sottile, ma a dare, fare in modo che la lavorazione non ci impieghi troppo tempo per poter essere terminata. Detto ciò, spero che anche i filati che vi ho mostrato oggi vi siano piaciuti. Non so se farò un video anche domenica prossima, perché di filati estivi me ne sono rimasti soltanto due da mostrarvi. Se mi arriveranno durante questa settimana altri filati, allora faremo un video, altrimenti i video riprenderanno quando mi arriveranno tutti, perché so che alla fine mi arriveranno tutti nello stesso momento i filati estivi, e vi posso assicurare che ce ne sono alcuni che aspetto veramente con ansia, e con quelli faremo delle cose spettacolari. Ho in mente un vestito per quest'estate, non vedo l'ora che mi arrivi il filato che ho puntato, e in modo tale da fare anche dei vestiti quest'estate. Preparate, perché ho intenzione di farne tantissimo. Detto ciò, vi auguro ancora buona domenica, noi ci vediamo in settimana con dei nuovi video. Finalmente sto terminando la stola con il filato incantesimo, quindi dovrebbe uscire, spero, martedì, massimo mercoledì, e poi dovrà uscire anche una copertina che sto realizzando col merino cot della lana gatto per un bambino che deve nascere a maggio, quindi è un filato che, vi ricordo, misto lana, misto cotone. Sto terminando la copertina, cioè ho iniziato un po' la copertina ma devo ancora terminarla, però dovrebbe uscire anche quello la settimana che viene. Detto ciò, noi ci vediamo quindi al prossimo video tutorial.